Ok, apriamo questa commissione. Allora, abbiamo già fatto l'elenco, io sono come al solito delegato da Speroni. Il primo punto è l'approvazione verbale del 26. Siete tutti d'accordo sui problemi? Ok? Allora, adesso diamo la parola all'assessore. La nostra è una ulteriore commissione che continua il lavoro che abbiamo iniziato, se si può dire così, abbiamo dato il là, abbiamo fatto i titoli l'altra volta, un lavoro propedeutico alla costruzione, uso il termine costruzione perché dovremmo appunto proprio condividerla con voi, del bilancio preventivo 2012. A questo proposito, perché l'altra volta, non so se avete avuto tempo o modo di esaminare, di entrare nel merito, vi abbiamo fornito alcuni dati relativi a, in particolare a uno dei tanti argomenti che si può affrontare, ma che è un po' fuori dal bilancio stesso, che sono i servizi a domanda individuale, dandovi anche degli elementi di paragone con altri comuni a noi vicino o altre città analoghe dimensioni. Proprio per aprire il dibattito su questa materia, oggi abbiamo invitato a questo tavolo uno degli assessori che si occupa di questi servizi di domanda individuale, in particolare appunto il professor Fantinati, che ringrazio per essere qua con noi. Quindi io entrerei subito nel vivo, il nostro assessore ovviamente è Igor Azimonti, con cui appunto ho parlato, questa sera non poteva, ma d'altronde affrontiamo le materie una alla volta, quindi partiamo con gli assessorati e le materie di rispetto controllo da parte di Fantinati, per poi in una nuova seduta ecco, a parlare con l'assessore Igor Azimonti, quindi degli aspetti prettamente relativi ai servizi sociali. Un inciso, che così ricomincio, non lo dimentico, e anche per fare un po' di pulizia rispetto al metodo, la settimana prossima, perché poi alla fine rivedremo il calendario, no? Anche perché siamo vicini poi a delle pause, quindi volevo anche con voi un po' ragionare sulle giornate e anche di che cosa vogliamo parlare. Ma, e quindi subito vi dico che la prossima settimana, quando ci incontriamo, che è la settimana del 23, no? Sì. Prevista la commissione del 23, noi lasceremo all'ordine del giorno gli approfondimenti, lo abbiamo chiamato così, no? Perché così tutte le volte possiamo darci un calendario autonomo di argomenti. Potremmo anche lasciare gli approfondimenti relativi al bilancio preventivo. È già uscito una non l'abbiamo messo perché è già densa la seduta di settimana prossima, perché c'è l'assestamento, parleremo di assestamento perché abbiamo il consiglio del 29, abbiamo una delibera agli atti per le alienazioni, che è pure materia che seguiamo per il consiglio comunale, poi abbiamo una serie di delibere che sono le delibere che transitano per il consiglio comunale, quindi la settimana prossima il 23 è dedicata a questi aspetti, mentre invece l'esame della proposta di deliberazione avente ad oggetto integrazione degli articoli 25,2 dello statuto società ACAM. Non è mia materia, quindi io ve lo anticipo. Viene della 23 della commissione. Non era da dire. Vabbè, non importa, era per dire che oggi continuiamo il lavoro dell'altra volta, approfondimenti bilancio preventivo. La seduta successiva a questa, che è quella del 23, non avrà l'ordine del giorno la continuazione degli approfondimenti, ma avrà un ordine del giorno, tra l'altro abbastanza sostanzioso, che è propedeutico al Consiglio del 29. Quindi poi insieme al Presidente, dopo la seduta odierna, stabiliamo insieme quando ci vogliamo ritrovare, perché immagino che almeno una volta lo faremo prima della pausa natalizia e a secondo del lavoro che si svolgerà
oggi decidiamo cosa mettere all'ordine del giorno per poter problema dei documenti. Lo dico prima perché così uno capisca qual è il percorso. Io, ecco, dopo questa breve premessa bellissima, entrerei nel merito, visto la presenza dell'assessore, di quelli dei ragionamenti che dovete fare intorno ai servizi di mano individuale, sapendo che poi è anche presente il consigliere Cislaghi, che mi segue da vicino e con il quale avrò anche diciamo, il piacere di fare dei ragionamenti, perché ho il piacere di farli, in particolare con lui, che mi ha dato già conto di una serie, essendo io diciamo, esterna a questo esercizio, mi dà proprio anche un po' lo storico insieme all'assessore di tante situazioni, di questo materno, di sindaci. Quindi è aperta già la discussione, non so se avete avuto modo di approfondire i dati, se avete qualche innanzitutto curiosità o necessità di approfondimento su questi servizi. Io sono portata al delegato del servizio amministrativo del bilancio 2011, voi l'avete con voi? Oppure al contrario, se volete, magari lascio la parola all'assessore se vuole fare un'introduzione, perché non ci sono domande. Infatti, dobbiamo costruire un po'. Come intendi intervenire rispetto al bilancio 2023? Ci saranno sostanzialmente dei cambiamenti rispetto ai servizi che segui, da un punto di vista, poi anche di darci un'indicazione dal punto di vista dell'organizzazione della situazione, ma anche dal punto di vista del servizio che potrebbe essere. Ci saranno settori che verranno toccati, se sì, perché, come, in che modo? Potrebbe già essere un momento di tutto il viaggio. Io credo che siamo in una fase assolutamente ancora preventiva rispetto al lavoro di questo tipo. Mi farà piacere. Perché non essendo ancora, mi pare, pervenute le richieste di tutti i settori per il budget, chiamiamo così, del 2012, evidentemente non è ancora possibile fare una quadra totale di disponibilità. Io credo che in previsione di un anno che potrebbe essere difficile, è molto importante che condividiamo le linee prioritarie di intervento, cioè quali sono le visioni più salienti rispetto ai quali non dobbiamo arretrare l'incentivo. Credo che questo alla fine sia la funzione del Consiglio Comunale. Da questo punto di vista io personalmente ritengo che, non perché adesso stiamo parlando di servizi educativi, ma lo direi anche se l'assessore fosse comandante reggente, io penso che questo è il compito per eccellenza dell'ente locale, è il sostegno alla persona nei suoi bisogni, appunto, individuali, personali. Quindi credo che i servizi educativi e i servizi sociali siano in assoluto la priorità massima di qualunque amministrazione. Per cui la mia proposta di bilancio preventivo prevede di mantenere tutti i servizi che abbiamo attualmente, con la gestione, chiamiamola mista, non so che altro termine usare, poi se volete possiamo approfondire, però credo che il segreto del credo buon funzionamento, adesso io parlo soprattutto evidentemente di asili nido e di scuole materne, che sono i servizi comunali per eccellenza, un po' meno di elementari e medie, dove evidentemente poi, però diciamo da 0 a 6 anni, dove si concentra la competenza dei comuni, credo che è abbastanza riconosciuta
la bontà dei servizi educativi del Comune di Busto, che è secondo me frutto anche di un equilibrato mix gestionale tra iniziative dirette del Comune, iniziative dello Stato, laddove sono rimaste, e iniziative tra virgolette quadrupe private, no? Pubbliche ma gestite da soggetti privati, che possono essere cooperative, più frequentemente sono parrocchie morali che rappresentano sostanzialmente delle parrocchie. Questo soprattutto dal punto di vista delle scuole materne ha costituito un mix, a mio giudizio, molto funzionale, che ha consentito di tenere un livello eccellente di servizio per, diciamo, da sempre. Io credo che questa macchina non vada toccata nei suoi nodi strutturali, cioè se noi andassimo a toccare questi equilibri, secondo me andremmo a farci male da soli, perché hanno dimostrato nel tempo di funzionare non solo, ma anche di consentire una maggiore libertà di scelta. Qui adesso parlo soprattutto delle scuole materne, che sapete costano, hanno un medio costo, un costo uguale dappertutto, per cui consentono una grande libertà di scelta e quant'altro. Sugli asili nido la mia intenzione sarebbe anche lì quella di non toccare l'attuale strutturazione, e a me piacerebbe anche, spero che l'assessore Bonomi mi tolga questa partita perché ci tengo abbastanza, lasciare quella aiuto che abbiamo pensato di dare alle famiglie che mandano. Allora, ricordo che sostanzialmente, mentre sulle scuole materne noi abbiamo una prevalenza di servizio non gestito direttamente dal Comune o dallo Stato, perché dei 2.300 rappresentanti delle scuole materne, il 60% circa frequenta le scuole parrocchiali, che sono 9. Ne abbiamo poi 2 comunali e 7 statali, che gestiscono l'altro 40-42%. Gli asili nido invece ne abbiamo ben 8 a gestione diretta comunale, più 2 in convenzione totale, più un centro prima infanzia, più una sezione primavera, più una quantità piuttosto rilevante di asili nido privati, sì, che sono ammessi a un regime di accreditamento comunale che consente a noi, verificati il rispetto degli standard regionali, di dare alle famiglie che mandano i loro bambini su queste strutture dei voucher comunali che coprono, nell'ultimo anno è stato il 35% del delta costo tra la struttura, diciamo, comunale e la media delle strutture private. Perché abbiamo fatto questo voucher? L'abbiamo fatto perché riteniamo che anche da questo punto di vista aiutare la famiglia nel range 0-3 anni, che è sicuramente uno dei critici e sicuramente più costosi, perché qui i costi sono molto elevati, sia particolarmente importante. Io ci terrei molto a tenere anche questo istituto, che cuba circa 100.000 euro di costo, tanto per dare l'idea, e che però vuol dire mediamente un aiuto di attorno ai 1.000 euro a famiglia sulla frequenza, che non è una cifra marginale per me. Questo da quando, scusate, da quando ha questa istituzione? Il quarto anno. Una questione che avremo sulla scuola materna è il rinnovo della convenzione con le scuole convenzionate, che sono, come ho detto, prevalentemente delle scuole parrocchiali, gestite dai temorali, ma non solo. Busto è anche da questo punto di vista riconosciuta dagli stessi nostri partner come un comune che ha sempre contribuito in maniera significativa per questo servizio. È anche vero che però, ahimè, siccome i costi salgono per tutti, le difficoltà economiche di queste scuole materne a stare in piedi ci sono. Quindi dovremmo negoziare, e io credo che dovremmo trovare una
una via d'intesa che in qualche maniera deve prevedere che tutti mettano in campo le loro risorse per far fronte ai costi crescenti nel momento in cui le risorse pubbliche non possono essere limitate. Quindi questa sarà una partita interessante da giocare. Però io non vorrei toccare quella che è la struttura che mi sembra funzionare e che ha garantito tutto sommato un equilibrio di queste cose. Un'altra partita, voi sapete, molto importante, io ci tengo molto perché secondo me è al di là di alcune strumentalizzazioni che ogni tanto cantano, ma ritengo qualificante per un'amministrazione, è il sostegno alla disabilità. Poi purtroppo stiamo rilevando negli ultimi anni una crescita esponenziale di situazioni di questo genere. Ho fatto un mini conto economico l'altro giorno, perché purtroppo, per come sono fatti i nostri bilanci, questi stanziamenti si perdono in 10.000 capitoli, paragrafi, sottocapitoli, sottoparagrafi, si fa fatica. Se non ci siamo dimenticati nulla, noi siamo arrivati a uno stanziato quest'anno che supera il 1,5 milioni di euro, che è una cifra assolutamente imponente. D'altra parte, quando l'assistenza è uno a uno, il costo è di una persona sempre tutti i giorni dell'anno scolastico, quindi si capisce che dico che ci tengo moltissimo, anche se ahimè la diserzione soprattutto dello Stato rispetto a questa partita ha messo tutti in crescente difficoltà, perché il bisogno cresce. Io ricordo che 5 anni fa, quando ho cominciato a occuparmi di queste cose, cito a memoria, ma non credo di sbagliare di tanto, la cifra che avevamo stanziato era del 60% inferiore a quella, o più probabilmente quella di oggi è del 60% superiore a quella di 5 anni fa. Quindi la crescita è veramente esponenziale, i casi sono tantissimi. Credo che questo dipenda anche da un fatto di emersione di un fenomeno che per molti anni è stato abbastanza poco noto, sta di fatto che questa è diventata una partita di colossale importanza. Io personalmente l'ho sempre considerata il numero uno, l'ho detto anche in un'altra commissione, ormai non ricordo più quale, perché evidentemente viaggio da 2 o 3 settimane, mi sto confondendo le idee. Forse servizio sociale. No, credo che fosse l'ultima commissione, questa settimana c'è stata la commissione per cultura. Io considero comunque questa essere la partita di gran lungo, dal mio punto di vista, più irrinunciabile tra tutte quelle che ci sono. Altre questioni sono legate, sì, è uscito in quel caso, è stato anche un po' fare domanda, quindi anche lui perde il conto. Un'altra questione rilevante è la questione dei trasporti, che servono le scuole. Anche su questo io ritengo che trasporto scolastico, nel senso del pullman che ti porta a scuola, è una roba che noi dobbiamo assolutamente tenere. So che c'è qualche problema per quanto riguarda i trasferimenti, diciamo, per le iniziative, le iniziative culturali, eccetera, anche se non mi occupo più direttamente di cultura, ecco, secondo me può essere già una priorità di secondo livello, cioè, insomma, da un certo punto di vista prima il pane e poi il companato. Non bastano a far tutto, bisogna sapere fare le ricerche. Questa grosso modo è un po' la scaletta delle mie priorità. Poi si potrebbero dire 10.000 cose, vengo adesso da una commissione mensa, la commissione mensa, ricordo, è un organismo di partecipazione democratica fatta da genitori, insegnanti e personale che si occupa di questo servizio per le scuole elementari e medie, cioè per le scuole che non hanno la cucina in site, no? Ma hanno lo cosiddetto scodellamento, quindi il pasto viene trasportato da Legnano, da Sarona, da Seconda, siamo riusciti ad avere un fornitore molto vicino che è importante per quello di Piemonte, eccetera, eccetera, dei cibi, cultura, struttura e pertanto. Anche quello è un po' un fiore all'occhiello delle nostre scuole, perché l'abbiamo sostanzialmente da tutte le parti, tranne 3 plessi. Che ne sono privi, stiamo studiando per capire se si può trovare qualche soluzione anche lì, e anche questa è una partita,
una partita rilevante. Stiamo cominciando a notare che in qualche caso stiamo perdendo un po' di frequenza al mese, probabilmente questo è un segno della crisi economica. Ci sono genitori che magari, avendo perso il lavoro, se le casse integrazioni ok, possono tenere a casa, cioè non fanno fare, o vanno a prendere, far mangiare a casa e riportano indietro il figlio. Quindi una certa, anche su questo gli investimenti che abbiamo fatto sono abbastanza importanti. Sapete che la quale sta dentro i Pellegrini, in questo campo è sicuramente uno dei migliori che sono sulla piazza. Nell'attesa del centro di cultura, se e quando verrà realizzato, procederemo così, e se direi che verrà realizzato, quando lo posso dire con precisione. Perché mi sembra anche questo un mix che funziona. Nel momento in cui dovesse esserci un servizio di centro di cultura, dovremmo porci la domanda se tenere le cucine inside, dove ci sono le scuole materne, cosa che è sicuramente dal punto di vista della qualità del cibo straordinaria, dal punto di vista della possibilità di equilibrio economico di un centro di cultura andrà valutato, perché non so se quei pasti funzioneranno come punto di equilibrio o no, cioè non so se è la fare di volta. Queste mi paiono essere le questioni alle quali io personalmente tengo di più, poi non so se c'è paio di cinque altre cose, però. Il cuore della proposta che dice ancora, naturalmente sarebbe proprio stata portata. Scusate, no, una cosa importante, tariffe. Allora, io ho messo come ipotesi, mia ipotesi, in bilancio un incremento medio ponderato delle tariffe del 5%. Così. Non sono ancora entrato minimamente nell'analisi delle fasce ISE, degli aumenti, se come graduale, eccetera, eccetera, perché non siamo ancora a quel livello, tutto sommato mi piacerebbe anche avere dei contributi da vostro punto di vista. Dico il 5% per dire una cifra che mi sembra socialmente non pazzesca, e tutto sommato mi sembra avvicinare la nostra struttura dei costi a quella media della zona, perché anche qui per una questione di scelte che io ho sempre condiviso e portato avanti, che non rinnego, però che a un certo punto anche degli aspetti negativi, la nostra struttura, diciamo, di tariffe, soprattutto per gli asili nido, è molto sotto i livelli di mercato che girano in zona, per cui diciamo che la necessità di avvicinare un po' i cali dei costi la sentiamo. Oltretutto sulle scuole materne, facendo questo base per quel vasto mondo anche di condizionamento che vi ho descritto prima, questo ha anche degli influssi molto evidenti sulla produzione, perché a seconda di dove fissi la scuola di partenza poi devi andare a non variare, e lì certo, anche per le parrocchie questo discorso è molto importante, per cui paradossalmente la parrocchia tifa per un aumento più robusto delle tariffe, perché per loro si traduce in un introito, no? Evidentemente noi abbiamo anche il compito di invitare a fare queste cose, quindi dobbiamo vedere se va in futuro. Questa è una mia idea personale, trovo che l'affermazione pure semplice nei momenti di crisi non si aumenta nulla sia sufficientemente demagogica e non razionale. Credo però che bisogna essere, per cui questa è un'ipotesi che ho messo lì, è ovviamente del tutto discutibile, come è discutibile la valutazione anche sulla questione delle fasce ISE. Io raccolgo ogni giorno delle ipotesi varie, quasi quattro le ipotesi che raccolgo sulla viabilità cittadina, devo dire, cioè ognuno ha la sua opinione. Oggi abbiamo, mi pare, 13 fasce, 18 fasce ISE. Io ho voluto aumentarle rispetto a quella di prima, perché essendo occupato per un po' d'anni di statistica, penso che più ci si approssima alla curva reale, più si introita con precisione quello che si deve proiettare. Qualcuno sostiene, secondo me sbagliando dal punto di vista statistico, che invece fare poche
pochi cluster aumenta l'incassato. Non so come si faccia a dimostrare una tesi del genere, ma qualcuno lo sospira. Io penso che più vicino sei alla realtà e più incassi. Qualcuno dice che non è vero. Hanno provato a dimostrarmelo, però io non sono rimasto convinto. Anche su questo sono personalmente disponibilissimo a tutti i consigli. Capisco che può essere più facile non ottenere meno cose, però secondo me più vai vicino alla situazione virtuale vera e meglio. Mi riservavo di portare in una successiva riunione, perché non abbiamo ancora tutti i dati, perché credo che sia un elemento di discussione interessante da questo punto di vista, come si distribuisce l'utenza nelle fasce di reddito, sia per le scuole materne sia per le asili. Vi dico già comunque che grosso modo, rispetto al nostro attuale tariffario ISE, noi abbiamo un po' più del 50% dell'utenza in fascia massima, che è oltre 20.000 ISE, un po' più del 50%, una quota abbastanza importante nelle prime due fasce, che sono il fino a 4.000 e il fino a 5.000, e poi uno spolveramento abbastanza marginale, diciamo probabilmente un 25% nelle prime due, un 50% votate nell'ultima e il resto spolverato nelle altre. Quindi abbiamo una situazione molto polarizzata agli estremi. La valutazione da dare di questo, se ognuno la sua, non si farà la sua, io vi dico il dato com'è. Però per la prossima occasione che avremo, stiamo già fisicamente comprendendoli, vi porterò i numeri che evidentemente riguarderanno soltanto le scuole che possiamo direttamente monitorare, perché questa stessa cosa delle parrocchie non c'è, quindi in questa fase non abbiamo bisogno. Mi pare di aver parlato. Ok, c'è cioè, Samus che vuole fare una domanda. Sì, no, io diciamo sui servizi da individuare. Passate proprio sulle scuole di infanzia, sulle messe delle scuole di infanzia del preventivo 2011. Il 2011 è attuale, quindi sono già stata da sotto del passato del lato precedente. No, perché prima non ci sono passate. Forse il 2010 per dire, no, bello, no, fagli dire cosa vuol dire, se no volevo capire la che stava passando. Quindi era positivo del 2010, per esempio. Prego, scuola dell'infanzia, 76, è sceso a 67, proprio la messa scuola dell'87 sul 177. Quindi la domanda era, stanno scendendo e poi però ci saranno anche le tariffe che aumenteranno? No, allora, io invito sempre anche qui da vecchio statistico a non confrontare mai un consultivo con un preventivo, perché questo è l'errore più grave che si può fare. Purtroppo viene trattato così, viene trattato così perché il dato consultivo del 2012 non c'è, però le valutazioni corrette devono essere fatte consultivo su consultivo, preventivo su preventivo. Io non lo so che cosa uscirà qui, teniamo conto che spesso questi capitoli, per esempio il pre-post scuola, sono dei numeri molto piccoli, cioè parliamo di, ho visto anche da qualche parte, non so se erano più le cifre assolute, ma sono, per cui il 1000 euro in più o 1000 euro in meno fa 10 punti di copertura. Ecco, pre-post scuola dell'infanzia, parliamo di entrate per 24.000 euro assestate previste in 30. Sufficiente di quel 30 di 20, 29 o 31 per saltare di 10 punti di copertura. Quindi su questo non farei molti ragionamenti. Invece sulle mense, qui la cosa è sicuramente più sensibile. A mio parere, il debolissimo parere, è stata leggermente sottostimata la previsione di entrata. Però ove fosse confermata, avremmo la conferma, ahimè, di quello che vi stavo dicendo prima. Cioè che essendo un po' meno i fruitori delle mense, il ricavo inizialmente stimato su tot partecipanti si è contratto. Quindi non è tanto un aumento dei costi, ma quanto una diminuzione dei ricavi. Però questo lo potremo vedere a consultivo. Io confrontare con un preventivo, però capisco la domanda e aspetto con ansia di avere una risposta. Visto un po' la
concentrata. Non sembra che siamo diciamo, più bassi rispetto a città, diciamo per esempio Milano Arese, la società italiana, Roma, Milano, sono città che strutture molto diverse dalla nostra. Quindi siamo magari anche come copertura da un grande uscita di mese negro abbastanza alta, fidiamo il 73% all'incirca, quindi la copertura è già una buona copertura, di cui bisognerà casomai entrare proprio nel merito, se si vuole delle fasciste, se si vuole cercare di recuperare senza fare una, senza fare una, creare un problema di famiglia notevole. L'altra domanda era se su quella, come dire, con l'intervento che... Ricordo che la percentuale che ha fatto sul mese d'agosto, quindi in realtà voi però mi per dire che spendiamo le persone. L'altra domanda è secondo quel voucher, scusi, l'intervento che viene fatto, che è calcolato circa 1.000 euro, se si introduce un aumento di reddito anche lì. No. Questo, a questo punto, secondo me, in questo contesto, in questa situazione... Non mi pare che sia stato introdotto, però vado a memoria. Ma per una ragione quantomeno, sono certo che io avrei desiderato che non fosse introdotto. Analogamente a come sempre è stata gestita la politica dei voucher, delle scuole, del buono scuola prima della regione. Sapete che purtroppo da quest'anno si è dovuto introdurre le fasce di reddito, ma sostanzialmente perché non ci sono soldi per tutti. Però secondo me in questo caso aveva il significato di una. Però io su questo direi che mi parrebbe ovvio. È discutibile, voglio andare a vedere esattamente com'è perché non vorrei dire delle questioni in questo momento. In genere il voucher vuole affermare di più il diritto a un aiuto della persona a prescindere dalla sua capacità residuale. Sì, certo, da un momento di crisi però, uno sì, può anche dire sì, se hai i soldi puoi anche pagarti una scelta, se non li hai ti metto una condizione di non farla sostanzialmente. Mi verrebbe meno proprio sul principio. Mentre invece una valutazione di merito, perché andando a vedere proprio sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze le varie fasce di reddito che sono stampate dai cittadini di Busto, quindi non è un opinione che si tratta, in effetti sembra che negli ultimi anni ci sia una polarizzazione, cioè sembra che cresce la fascia molto ricca e la fascia molto povera. Quindi c'è proprio queste fasce sono quelle che subiscono, come dire, la modifica maggiore, diciamo, e quindi credo che sia un elemento da tenere in considerazione sul quale aperte virgolette giocare, chiuse virgolette, per poter fare un'operazione eventualmente di buon senso, ma soprattutto di evitare i confronti del mondo. Uno conferma sempre la cosa della scrittura, le 18 fasce sono qui sotto, però che ci vai di fermare. Conferma sentato che abbiamo sopra e sotto degli utenti per lasciare lui, la prima e due e l'ultima, conferma questa cosa. Se andiamo a vedere dal 2005 al 2009, che sono andati dal Ministero dell'Interno, cioè in pratica quelli che hanno, ma non chiamiamoli ricchi perché adesso poi bisogna fare solo giorno, dai 70-100.000 euro, buon per loro, si rientrano di più, però quelli aumentano anche quelli che hanno fatto molto più bassi. Quindi dovremmo cercare di giocare in maniera tale che castrano degli elementi di equità da questo punto di vista. Ok, grazie. Senatore? Una premessa. Io spero che si debba posizionare tutti i punti e dopo che avremo anche la fiducia del governo, perché chi ha ascoltato le parole programmatiche del Presidente Monti, rinviando alle dovute commissioni i piani programmatici per ogni ministro, ha toccato specificatamente alcuni argomenti nei quali sono stati i comuni e le province. E mi è parso di cogliere la insistenza nel dover porre dei paletti precisi di spesa, abolire le province perché lei è stato molto chiaro, e porre dei paletti di spesa. Quindi speriamo, anzi io pregherei magari l'assessore di sentire l'ANCI che ha partecipato in delegazione a sentire
capire quali sono le idee programmatiche, sarebbe opportuno sapere, perché noi facciamo delle belle discussioni da lì, ma poi dovremmo fare il marcio indietro. Allora, per quanto riguarda invece l'oggetto della discussione di questa sera, non si può che essere d'accordo sulle priorità che l'assessore serve. Da tempo noi sottolineiamo che con la crisi emergente quelle sono le priorità e quindi per dentro, anzi io direi che se domani ci fosse un'ulteriore stretta, piuttosto che toccare i disabili, si toccheranno i trasporti, i ragazzi impareranno a andare a piedi e i disabili non si devono toccare. Quindi le priorità nelle priorità. Starei attento all'aumento delle tariffe che non sia programmato con, a meno che si scelga di poter impoverire di più la gente, che sia superiore all'inflazione, perché noi sappiamo ormai che i redditi, specialmente i medio-bassi, sono strettamente legati all'inflazione, visto anche l'andamento dei contratti aziendali, eccetera, mentre invece se noi, sembrerebbe che l'inflazione sia attorno al 3-3,5%, se andiamo ad arrivare al 5% di aumento delle tariffe, vuol dire che facciamo una scelta precisa, cioè vogliamo sì recuperare dei fondi, ma vogliamo recuperare a scapito di quei ceti, perché normalmente il ceto medio basso è quello che si serve dei nostri servizi. Poi un articolo, sono d'accordo con Erika Dada sulla questione dei voucher, secondo me introdurrei il reddito. Ormai è evidente che dobbiamo metterci in mente che tutti dobbiamo fare un passo indietro in relazione però all'allungamento delle gambe. Chi ha più gambe deve fare un passo un po' più lungo, chi ha meno gambe. E questo dovrebbe essere un principio che qualsiasi amministrazione dovrà adottare per il prossimo bilancio. Un solo dettaglio, non ho capito bene se si è creato un consigliere delegato o se si è creato una specie di scudiero, questo non l'ho capito. Ah, questo sì. No, scudiero nel senso buono della parola. Si è creato una specie di scudiero. Grazie. E allora lo scudiero resta nel scudiero della scudiero. Armato di armatissimo, cavallo di nel senso che io per deformazione amministrativa utilizzo, passano questo termine, ma tutte le persone che intorno a me abbiano buona volontà e informazioni utili. Siccome va a registrarmi spesso è con me, e ha un po' la porta anche a chi vuole anche della minoranza, non è un problema per me. A voglia di appunto. Non ho, tra l'altro questo giorno volevo anche chiamarla per avere consigli su una cosa. Comunque voglio dire, tutte le persone, i consiglieri in particolare, gli assessori, i miei colleghi, che hanno a cuore certi argomenti e soprattutto, lo ripeto, l'ho detto all'inizio, hanno informazioni da darmi, perché io mi sono a 360 gradi, tolto l'autonomia di un assessore. Le verifiche, le informazioni. Che verifichi, mi indichi anche, le verifiche sono sicura che le faranno, le farete, le faranno tutti, però per cogliere appieno il senso delle proposte, non so se è un metodo apprezzabile o se qualcun altro fa altrettanto, io ho bisogno di avere tante informazioni che sicuramente le richieste agli uffici mi devono dare, che sicuramente leggendo molto si possono avere, in un colloquio nel confronto quotidiano si possono acquisire molto più facilmente, quindi per me ci sarà una fonte di, ma non è l'unico in queste materie, diciamo che mi dà da conforto, ma non è un consigliere perché non sono qua il sindaco, non posso dire assolutamente dire questo. Poi io volevo aggiungere solo due cose, tanto voi che sono abbiamo discusso parecchio meno clienti, questo sono 5 anni. Allora però vorrei due questioni. Uno sull'esilio, io l'ho sempre detto, lo voglio ripetere, il confronto dei dati con i comuni dovrebbe tenere conto anche di alcuni aspetti. Se ben ricordi, io ho sempre sostenuto da il gusto ha fatto la scelta, a mio avviso condivisibile allora, di aver 10 esili. Adesso siamo scesi a 8 e apro la parentesi. Sì, no, 8 comunali, c'è questa. E questo è una parentesi, nel senso che la discussione che ha fatto anche su questo tavolo e in conseguenza del taglio del personale quant'altro. E questo è anche un discorso che dovremmo affrontare, non dico stasera, ma che su cui bisogna riflettere, perché persistendo il blocco della situazione, così come non è che non sappiamo cosa succederà, però stando alla situazione,
E questa cosa lì è un altro elemento in più. Però volevo dire questo, il busto Varese ad esempio, Varese ha 4 asili, il busto ne ha 10. Nel senso che nel passato sono state fatte scelte differenti, e quindi 10 cucine rispetto a 4. Adesso, non so, nei costi bisogna fare anche l'analisi della struttura, capito? Cioè non è sufficiente solo quello. Nei comuni hanno fatto scelte diverse. A mio avviso è giusto a busto, perché per me vuol dire che tu copri meglio il territorio, quindi dice venendo sposti meno persone. Anche ho visto sulle tabelle che sono state distribuite la scorsa volta, che noi spendiamo per esempio la stessa cifra di Monza. Sì. Monza che mi sembra proprio dei nostri abitanti, e anche quindi proprio di valore assoluto. No, ma lo dico anche perché questa l'esempio è una cosa che viene da lontano, quindi da questo punto di vista. E l'altra cosa che dicevo, che giustamente si parlava di due assessori, di dare i dati disaggregati, perché se si analizza questa tabella e bisogna fare delle scelte, se dovremmo farle, dove c'è, come posso dire, possibilità di recuperare quattrine è dove non dovremmo farlo tutti insieme, credo, cioè i minori, all'infanzia, quant'altro. E poi ci sono le sale civiche, ci sono altre cose che se anche le raddoppiamo recuperiamo 27.000 euro. Cioè, l'analisi che diceva lui volevo sostenere, perché noi dovremmo avere più dati possibile. Per una volta io non sono mai d'accordo, spesso con Cornacchi che dice che la forma è sostanza, in questo caso i numeri sono anche sostanza in questo caso, e quindi ci serve un'ulteriore anche una lettura della crisi attuale, perché se le messe vengono meno frequentate, o magari verranno frequentate meno i domicili dopo scuola o i prezzi dopo scuola, danno una lettura della crisi attuale. Volevo solo integrare questo. Forse è opportuno, non so se ne abbiamo già anche per gli altri comuni, avere compararli nelle fasce ISE, avere i dati disaggregati nelle fasce ISE. Non so se li abbiamo, cioè li segniamo, Si può superare del problema.
aumentare il costo che non chiede come rimborso. Un'altra cosa che noi dobbiamo fare, come fare in questi momenti, è anche tenere presente la situazione, non dico di andare a vedere quello che fanno pagare a Roma, perché le realtà sono diverse, però di andare a verificare, e quindi non dico metterci su questo piano, ma comunque avvicinarci a quello che fanno anche gli altri comuni della zona. Perché quando io vedo che il comune di Pavia ha una copertura del 26%, se faccio bene i dati, il comune di Varese, parlo di Casilino, il comune di Varese ha un 33%, il comune di Lignano ci troviamo con una forte situazione, tutto in grado che è uno dei principi della Costituzione, quando le importanze dei cittadini, quantomeno avere una perequazione della presa. Anche perché, come detto prima, il consigliere Tarda, la forbice aumenta sempre di più, hanno sempre più ricchi, il numero dei ricchi, il numero di quelli che hanno meno aumentano, non c'è più la fascia media che è quella che poi era la maggioranza, che hanno fatto, e quindi si va a colpire essenzialmente i soggetti che sono più deboli e noi dobbiamo assolutamente tenere presente, come diceva Tanazzi, i diritti dei deboli non sono diritti più deboli, ma sono diritti uguali. Quindi questo è un impegno che io chiedo formalmente all'amministrazione proprio per evitare queste perequazioni, anche perché poi possiamo vedere se noi abbiamo una copertura per quanto riguarda i servizi, ovviamente questi sono macro discorsi, poi magari ci sono poi cose degli altri comuni, però tanto per andare a verificare Varese, anche quello che ho capito più, Varese abbiamo una copertura totale purtroppo 100, non so se ho capito bene, e noi ce l'abbiamo al 52. Quindi la domanda che mi faccio è come fa Varese mantenendo così il nido al 33% di copertura e avere poi una copertura così bassa per giustificare questo 38%? Come dato di non può essere molto. Varese ha certamente una struttura di costi sui presidi più cara della nostra. Se guardiamo le cifre sono 1600, secondo me sono 1600. Poi magari se sono giusto sbagliato non so, credo che sì, perché abbiamo 1.700.000 euro di costo complessivo e noi abbiamo 1.820.000, quindi sono 120.000 euro di differenza che sono molto forti. Quindi la parete di 120.000 euro di differenza non può fare la differenza del 40% di copertura, c'è qualcosa, questi conti più che sfasano. Sì, ma è stato ragionato su dati che poi visti meglio, perché come diceva prima l'assessore, la statistica per me è una scelta quasi esatta, ma non quasi molto vicino al 100%, però i parametri devono essere uguali, perché non posso fare il parametro tra il preventivo e il consultivo, il parametro l'ho fatto lepre con lepre, cacciatore con cacciatore. Avevamo fatto con la lunghezza di lavorazione sulle fasce di reddito e risultava di poco, ma eravamo al di sotto degli altri. Anche a me è risultato strano. Varese e Legnano hanno avuto i due punti di riferimento che avevano fatto in Italia, che hanno fatto delle battaglie, ma anche un bel lavoro. Varese, Legnano e Gallarate sono certamente più. E anche a me non è un altro. Ok, io darei per l'ultima volta la parola a Santi, che dopo finisco di. Chiudiamo qui la sistema perché sembra che comunque abbiamo già abbastanza tutti punti e tutti gli elementi per portare avanti una bella cosa. Prego, Sassini, io vorrei fare una critica adesso senza prendere solo. Qua questi dati non sono confrontabili perché sono presentati tutti con tabelle e modalità diverse. Poi non sono procabili, quindi non si riesce a capire se ci sono 5.000 bambini in quella. No, ma hai ragione. Io capisco la la volontà, però è anche difficile aiutarvi, no? O farvi le critiche o cooperare su questo, a parte la distribuzione geografica che io comunque andrei anche a parlamentare delle città del sud, perché no, quello che è stiamo qui, stiamo qui, no, senza.
i nostri, abbiamo richiesto ai singoli comuni e così ce li hanno dati in questa forma perché quello aveva. Quindi noi abbiamo fatto un epilogo e ce l'abbiamo sottoposto proprio per poi entrare nel merito. Ma qui facendo, io recepisco anche questa richiesta che è giusta e saggia, abbiamo già notato, per esempio, che soprattutto su Varese probabilmente c'è l'abbattimento del 50%, quindi questa è, consideratela una, prima, una partenza. Io oggi serviva anche per quello, proprio perché se il lavoro è in itinere, allora se no ci scopriamo tutto fatto, allora diciamo che spesso si fa, no? Penso che abbiate capito che è proprio in itinere che raccogliamo, è già stato bravo e è stato l'assessore a buttare in avanti alcuni suoi convincimenti che poi diciamo si renderanno reali nella proposta finale che dovrà fare tutti con le altre proposte. Quindi, però visto che accolgo come tenendo consiglierti con gli altri di continuare però perché è un'esigenza a paragonare, no, soprattutto con questo comune, l'auspicio è questo, come questa è la strada che vogliamo dare fuori e quello è il problema perché non sono preparabili, cercheremo adesso il centro campo di Milano Varese che da oggi ricevisco dalla radio per andare a chiedere, guardate, casomai vi mandiamo i nostri, quindi cerchiamo di farvi fare uno sforzo perché non possiamo noi. Quando Bergamo c'è un teatro che ha 2 milioni. Ma quello perché? Come funziona? Il teatro del Zecchio è un teatro che va molto bene come professione culturale, però ha 2 milioni di euro. Non so se è così la spazio teatro. Scusate, allora. Non dimenticato di una cosa, anche che il dato di oggi dallo 06 mensile, quindi siamo il dato che abbiamo oggi sull'inflazione mensile. Siamo allo 0,6. Se tanto vi dà tanto, prevedere per l'anno prossimo il 5 purtroppo non è assolutamente pessimistico, anzi io temo fortemente che sarà più giusto. Quindi avendo detto il 5, se non ho sentito male girando ha dato 0,6 su base mensile. Il senatore ha detto facciamo ragionamenti in termini di quando ragioniamo e parliamo di aumenti anche che faccia conti con l'inflazione, quindi ok. Io riassumo gli auspici che poi devono diventare competenza nella prossima seduta e così facendo faremo anche per altre materie, se vi va bene procedere. Penso che per l'assessore è inutile confrontarsi. No? Allora, un po' lo riassumo, quindi avere i dati, anche quelli disomogenei, sia nostri che gli altri comuni, pochi, Legnano, Varese, eccetera, la rate sulle fasce ISEE, avere dati più comparabili in termini proprio oggettivi. Per quanto riguarda gli aumenti, fare i conti con l'inflazione, per quanto riguarda le priorità, mi sembra che sia condiviso questo concetto, cioè ovviamente questa è una materia fra le tutte prioritaria, e nella materia ci sono dei punti più prioritari di altri, questo, proprio riassumendo schematicamente parlando, no? E poi l'analisi per quanto riguarda mense e centri di cultura che va da sé verrà proprio anche dall'analisi dei costi e della situazione attuale che l'assessore ha detto. Ha chiosato bene l'assessore, nel senso che noi siamo partiti questa sera dall'analisi di un individuare questa fetta che sicuramente meno anche dal punto di vista culturale per noi è quella a cui teniamo di più, insomma, per cui fatto salvo voglio dire magari gli aumenti dovuti proprio dovuti per far quadrare minimamente il cerchio, però noi riteniamo questa la parola la partita più importante, per cui su questa cosa non a caso Gusto mi sembra che poi questo ce lo scodella ogni volta il sindaco, però riguardo a certi tipi di parametri per quanto riguarda i servizi dell'infanzia, educazione, sostegno della disabilità sia all'avanguardia assoluta secondo i parametri previsti da Lisbona, no, se posso fare una parentesi, passiamo da
dallo scudiero alla, al cavaliere, al cavallo, torno al cavallo di San Francesco. Non c'entra, non c'entra nulla, però San visto, Francesco no, visto che eravamo anche il comandante, volevo fare questa cosa. Allora, il senatore aveva fatto una battuta per quanto riguarda i bambini, impareranno a fare a piedi. Ma non è una battuta secondo me, perché allora ci sono, cioè, c'è un processo di tipo culturale, c'è un processo di tipo culturale che noi dobbiamo fare, e cito due esempi. Il servizio del Pedibus, che secondo me è veramente una cosa straordinaria e che viene assolutamente sottoutilizzato dalle famiglie. Secondo me questa è una cosa che non è mai, cioè, mai a sufficienza è stata esaltata come servizio della città, la città di Busto mette a disposizione. C'è anche il Bicibus, però un po' più difficile di Busto perché questa città. Vabbè, intanto partiamo dal Pedibus, che è un po' più simile. Esatto. E poi il discorso chiaramente della viabilità scolastica, nel caso Tommaseo insegna, no? Sulla quale secondo me dovremmo andare a fare delle scelte anche magari drastiche. Quindi la battuta del senatore io la prendo e arriviamo, ripeto, dal giro equestre al cavallo di San Francesco. Chiuso. Ok, speriamo di non arrivare all'asso di Milano. Ma perché questa? No, io penso che comunque l'assessore ci ha illustrato benissimo i punti, idem l'assessore Bonomi. Direi di concludere qui come il punto dell'assessore, di continuare il lavoro, perché sennò oggi veramente non abbiamo casa più. Scusate, è vero. No, ho una piccola di 2 anni che mi aspetta, che oggi è tutto il giorno che non mi viene. Allora, il punto numero 3 era la proposta di via libera di deliberazione di progetto cancellazione gettone, l'abbiamo già discussa. Okay. Punto numero 4, anche questo mai già approvato il punto. Passiamo parola a Sabli. Punto numero 5. Il famoso minimus. Sono due mozioni che sono più o meno simili, no? E rifacendosi alla legge regionale citata, praticamente si chiede che l'amministrazione faccia proprio l'indirizzo, dell'indirizzo di trasporto pubblico con queste caratteristiche di peculiarità, di particolarità, per cui l'uso magari del bus chiamata e l'uso di bus piccoli, ecologici, elettrici, magari concentrati in orari particolari della giornata. Non sappiamo com'è la situazione del trasporto, eccetera. Però la mozione vuole stimolare l'amministrazione a far proprie queste iniziative, che possono tra l'altro essere anche, diciamo, sovvenzionate e finanziate dalla regione, oltre chiaramente a migliorare la vivibilità, eccetera. Se posso dire solo una piccola cosa, allora, premesso che comunque è una bella cosa quella che vuoi fare, però io so che dal comune di Castellanza che questo sistema qui l'avevamo già adottato un paio di anni fa ed è andata male. Se vuoi anche informarti, informati pure senza problemi. Primo, perché non c'era nessuno che chiamava il bus. Secondo, si sono ritrovati che i due minibus erano sempre fermi davanti al comune aspettando, diciamo, il cliente. Questo vuol dire che avevamo sempre due autisti fermi, pagati comunque, fermi lì per chi non si sa. A questo punto, allora, sarebbe, prendiamo un numero verde, un tassista e lo andiamo là, lo paghiamo. Forse costa meno questo sistema qui, perché comunque a Castellanza l'hanno fatto e hanno dovuto abbatterlo, tant'è che avevano fatto anche una piantina, c'era, mi sembra, la linea rossa e la linea verde. Una di queste due linee addirittura passava per il mercato. Gli ambulanti del mercato del venerdì da questo minibus
non vedevano mai una cliente, cioè una cosa incredibile. Si lamentavano perché magari non gli passava vicino, perciò io non sono tanto per la quale. Poi io però posso. Prego. Non mi rifarei, diciamo, a esperienze negative vicino a Augusto, mi rifarei magari a esperienze. Però ascoltami. Positive, no? Consigliere, io sono un consigliere come te, da poco oltretutto, e sono un commerciante. Io non vado a comprare una cassetta di frutta se poi non la venderò mai. Io cerco sempre comunque di realizzare per il mio cassetto. Noi siamo amministratori comunali, lavoriamo per 90.000 abitanti. Le proposte sono belle tutte, ma dobbiamo lavorare anche per il comune. Non possiamo sempre dire al comune di spendere per niente. Cioè, io preferirei dire, invece di usare i soldi per il minibus, usiamolo per la scuola materna o per l'asilo nido. Cioè, riuscire a, visto che abbiamo pochi soldini, riuscire a veramente usarli per le cose giuste, per il disagio, per quello che mi fa la funzione è sensibilizzare l'amministrazione, anche vista la situazione attuale che abbiamo del trasporto pubblico a Busto, perché qua da gennaio potrebbe non esserci più il trasporto pubblico. No, qui, auguriamoci no. La gara, il bando, eccetera, ma poi porterà probabilmente una. A questo punto il comune aveva a disposizione un grande capitale per ristrutturare completamente tutta la rete di trasporto pubblico comunale e sarebbe un'occasione a quel punto di prendere atto che ci sono queste possibilità che sono nuove, sono diverse, quindi non è che si vuole solo ancora qualcosa a una situazione che c'è adesso e che tra l'altro è veramente critica, no? Perché ormai non vanno più. Prendiamone atto di questa cosa e nel momento in cui si verifichi l'opportunità, non spendiamo soldi adesso per farlo, non sto dicendo questo, nel momento in cui si verifichi l'opportunità, anzi ci potrebbero anche essere perfino finanziamenti da parte della regione per fare queste cose, nel momento in cui si verificano, facciamo magari di necessità virtù e trasformiamo anche il trasporto pubblico di busto, perché se l'assessore potrà concordare, se dovesse. Anzi, anche una delle idee che aveva era quella di dire se il trasporto pubblico appunto non riesce più ad esserci, no. Oppure se ci sono altre cifre di una cioè di sì, sarà adesso non vorrei far l'esigenza. In determinate condizioni non si potrebbe più proseguire con il trasporto pubblico appunto. Magari in queste condizioni si potrebbe però rivoluzionare il trasporto pubblico giusto con questa tipologia di trasporto. Fare una domanda io perché a me è ignoranza. Volevo sapere se ci magari portavi all'attenzione dei casi positivi, visto che lui ha portato un caso negativo di comune limitro, forse tu avevi. Milano che zona, perché io comunque frequento Milano. Beh, lavoravo proprio nel settore che si occupava di fare queste cose, sono tutti progetti comunque di sviluppo di ricerca. Ah, sono progetti. Però sono progetti. No, io non, anch'io Milano mi direi che fuori fatti. Ma se ci sono altre situazioni, tipo Busto. Prego, consigliere. Dunque, secondo me la problematica della cultura del trasporto pubblico non è quella dell'amministrazione, comunque la deve avere, ma dovrebbe essere insieme ai cittadini. Perché io quando vedo il pullman che passa non conosco nessuno, che sia piccolo o grande, nessuno si c'è. No? E quindi secondo me bisogna proprio spingere la gente a utilizzare il trasporto pubblico, incentivando le città. In passato, dopo io e Rossi ogni tanto la memoria storica, l'esperienza di questo genere abbiamo, ad esempio io sulla coscienza l'acquisto da parte dell'altro con Massimo Petto, con la presidenza del Sergio Colombo, che io mi ero incattolito sul fatto che ci voleva il libro, eccetera, eccetera, abbiamo votato, abbiamo venuto, non se ne faceva niente. Io sulla coscienza anni fa. L'esperienza che ha avuto è un'esperienza per quanto mi riguarda, quello che ricordo io, quello che mi ricordo. Il problema è quello che nel rifacimento del parco automezzi,
chi vincerà la gara, perché comunque qualcuno la vincerà. Io sono sempre molto ottimista in queste cose, quando c'è l'alluvione chissà perché alla fine ritorna il sole, anche in questo caso. Quello che convince queste persone a dotarsi anche di automezzi leggermente più piccoli, perché vedere, adesso probabilmente per questo non ci conosciuto, non ho previsto quei giorni, no? Se vanno bene, magari non per mattino, ma visto lo stracolo, se sono in altri giorni, veramente sono spettacoli. Ma quello che noi dobbiamo investire è proprio in una cultura di trasporto pubblico da parte dei cittadini, perché quando c'è un'interpellanza in quelle zone, io che mi faccio una cultura su cui vengono chiamate queste cose che facciamo noi, da parte di un vero che sul discorso della sono molto veloce, se c'è all'ordine del giorno un'interrogazione, qualcosa forse una mi sembra unica sul fatto che a Augusto c'è un traffico che si incasa, in effetti è vero, se ci fosse un maggior utilizzo di trasporto pubblico magari uso il termine magari però siamo sempre qui comunque alle solite, vediamo quando in autostrada alle 7:30 per andare a Milano è sempre a piedi, una persona per me che quando ci sono i mezzi c'è di tutto. No, avete ragione, però qualcuno il 70% delle persone preferisce stare in coda un'ora in autostrada che prendere un mezzo. Sì, però se stai un'ora e mezza bloccato perché ti fai dare un treno, cioè rendiamoci conto che probabilmente noi dobbiamo favorire il passaggio culturale, ma molto spesso si generano comportamenti sbagliati perché quello che ti trovi di fronte con sconto delle esigenze di lavoro che sono come ci sono le città piccole, ovviamente non sono ancora mai, però sapete che ci sono piazza di Chieti, sono lì, attesa del culo, non so quando sapere, ma è una scattatura di stazione, ci sono anzi in un minuto, quindi c'è un po' questo secondo me è sistemi di paline intelligenti. Aveva sollevato con qualche provvedimento, non so se nella passata amministrazione o in quella precedente, il problema di avere un servizio maggiore di autobus più o meno grandi, ma almeno se i pendolari ci vanno anche più grandi, perché sono molti, però anche in quel caso il risultato è stato negativo perché la gente è stata qualcun altro a parte che assessore Stato di per non farsi bocciare la proposta di carattere, la proposta di carattere. Aggregarsi a questa proposta come raccomandazione quando dovremo più discutere del nuovo, dell'appalto che affermo. L'ultima volta che ci siamo incontrati era fermo per un ricorso. Poi penso sia stato superato, cioè adesso vi faccio sicuramente un po'. Non adesso, no, facciamo una seduta apposta. Ma vi faccio un quadro della situazione veloce. Sei veloce, vero? Più veloce possibile. No, perché allora, premetto che io sono concettualmente d'accordo con le cose che vengono dette, come credo tutti, ma è abbastanza difficile essere d'accordo che è meglio usare mezzi tecnologici, meno inquinanti. Non a caso sono cose che io per primo ho detto nella prima commissione del PC,
per il suo obiettivo, cioè scontrare la registrazione. Proprio perché... No, d'accordo, la conosco, la conosco bene, certo, però la legge regionale è appunto un sogno, nel senso che indica giustamente le linee di tendenza che sono molto lontane dalla realtà attuale. La realtà attuale qual è? Ci siamo lasciati l'ultima volta che eravamo in attesa della pronuncia del TAR relativamente alla richiesta di sospensione della gara avanzata da Ferrovie a Milano. Il TAR, come avevamo precedentemente previsto, ha accolto la richiesta di sospensiva, fissando la seduta di merito per il febbraio del 2012. Quindi bypassando di nuovo la data di scadenza rinnovata della concessione alla STIA, che noi abbiamo datato a gennaio per avere il tempo, immaginando che il servizio partisse. Quindi siamo di nuovo a rincorrere un'ulteriore scadenza. A questo punto noi siamo dentro una gara provinciale con dei paletti precisi di servizio che abbiamo messo a gara. Da questa gara non possiamo uscire moto proprio perché ci decidiamo di farlo, dobbiamo provare attraverso un negoziato con la provincia e con la regione la modalità di uscire da questo pasticcio, che adesso diventa imbarazzante anche per la provincia, come ci hanno trasferito. Noi siamo già stati in provincia, abbiamo concordato con loro una certa linea che vorremmo subire concordemente presso Regione Lombardia. Siamo in attesa che Regione Lombardia, alla quale abbiamo chiesto un appuntamento specifico, ci dia un appuntamento. Perché tardano a darcelo? Perché anche loro fanno fatica, nelle more di questo ginepraio che si è creato, a capire qual è la soluzione possibile di questa vicenda. Allora, io credo che, ove fosse possibile ristilizzare il servizio di trasporto pubblico, io sono d'accordo che almeno in forma emblematica qualche intervento di questo tipo si possa fare. Non so se la cosa più giusta sarà collegare le stazioni, però a me avere uno, due pulmini elettrici piacerebbe, non tanto perché questo abbatte in modo drammatico l'inquinamento eccetera, ma perché fa mutamento culturale. Io non credo che noi potremmo da un giorno all'altro sostituire i carcassoni strati, il pullman della strada, e quindi diventi così. Esatto, poi mi chiedo scusa. No, ma io posso fermarti. Mi correggo, i mezzi della STIA d'Amblè possono, diciamo, non del tutto nuovi, possono diventare domani dei bellissimi fulmini elettrici, efficienti, silenziosi, eccetera. Io penso che però gradualmente bisogna avvicinarsi a un obiettivo di quel genere, e quindi mi piacerebbe. Tutto però dipende dalle possibilità che ci verranno date. Io vi ho già detto quali sono i termini drammaticamente essenziali della vicenda, cioè noi eravamo abituati a pagare fino all'anno scorso 300 e qualche mila euro per il servizio di trasporto. Questa situazione ha generato purtroppo uno scarso interesse per il gestore a proseguire. E la situazione che vedete, noi abbiamo una previsione che va oltre il milione di euro per poter gestire un servizio un po' più decente, con mezzi un po' migliori e lo scolastico, ma vuol dire triplicare il costo. Allora, questi soldi sono a bilancio, vedremo se nella quadra che l'assessore Bonomi si appresta a iniziare a costruire ci staremo, discuteremo la priorità di questa cosa. Io sono d'accordo che nella misura in cui quello stanziamento fosse conservabile e noi si possa cambiare le regole del gioco, che in questo momento ci impegnano, io sono d'accordo che almeno in forma emblematica, ripeto, non penso che potremmo avere tutto un servizio con gli autobus elettrici, però che almeno in forma prototipale, cioè per dare un segnale da questo punto di vista, si possa inserire qualcosa di questo tipo. Abbiamo tra l'altro la fortuna di avere il comandante Vegetti, che ha esperienza specifica da questo punto di vista, perché ha lavorato in altre parti occupandosi di questi problemi, quindi siamo anche fortunati da questo punto di vista. Ripeto, tutto dipende da come riusciremo a schiodare questo mega problema che oggi imprigiona il nostro TPM. Dopodiché, io personalmente quelle emozioni, se sono da intendere non tanto come soluzioni tecniche specifiche, ma come invito a una revisione in senso ecologico eccetera eccetera del trasporto, sono
tutte la porta. Poi nello specifico dice devo collegare la stazione piuttosto che il cimitero, l'ospedale, che non lo so, e quindi sospenderei il giudizio. Però sulla linea che mi pare essere quella che la mozione vuole sollevare come è, sono d'accordo al 101%. Ok. Posto? Allora adesso abbiamo un'altra mozione, giusto? Già pieno, no? No, 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 sulle biciclette. Ah sì, questa è sempre la stessa. No, praticamente c'è discorso di buono. Ah, scusate, Lise è già compreso nel caso. C'è il sì, quindi la vostra cosa è già stata. È già stata. Questo semplicemente ha avuto una risposta di SMS. Mio malgrado. Grazie a tutti. Ho dovuto accedere alle cortesi di assistenza del mio. Adesso che la situazione del deposito appunto delle biciclette presso le stazioni è stato diciamo bloccato, e non esistono. I cittadini subiscono anche furti per i mezzi ciclistici. La legge regionale di prima cita tutta una serie di cose per venire incontro anche economicamente, se è vero o no, a questo argomento, e quindi crediamo. La mozione può anche qui che il sindaco e la giunta ravvisino l'opportunità di provvedere a adeguate infrastrutture per queste stazioni ferroviarie che consentono un deposito custodito dei cicli motocicli come c'era anche 40 anni fa. No, mica tanto 40 anni fa, era la stazione fino a qualche anno fa, era una cosa antichissima, proprio custode, non arrivava. Si metteva un appaggio tra l'altro nessuno vuole più, nessuno l'ha più voluto, ma adesso con tante migliaia di disoccupati e realizzare anche il bike sharing magari anche in prossimità, so che era già partita un'attività finanziaria, se non sbaglio stanno già preparando lì, ma forse stanno già mettendo vicino alla piscina, giusto, può essere uno delle costruzioni. E quindi tener conto magari forse le cose sono state decise, però presumo che sia una decisione marinare di genere, che ci siano queste stazioni, che ci siano degli stati, che non possano già crescendo, penso la stazione alla scelta amici. Non so, sì, 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 sì. La stazione c'è, però per andare per questa stazione. Quindi io passo la bicicletta da una stazione all'altra. Con la sharing, va bene. Se mi deve cambiare il treno. Sì, la mozione è abbastanza semplice, sì. Abbiamo già raccolto anche da parte di altri consiglieri della maggioranza della positività per trasformarla più avanti anche in delibera, cercando di creare in maniera magari un po' più sofisticata dal punto di vista elettronico il controllo della bici, del passeggero, dei tag. Ed è un'attività insomma, che, in cui ci si è proposto di lavorare insieme per bene, non so che sembra abbastanza condivisibile, e poi è una mozione quindi di indirizzo veramente politico, per cui considerando quanto sopra si può esprimere il proprio orientamento, affinché sia la crisi di opportunità di questo momento, la considerazione positiva che quant'altro. Prego, consigliere. L'idea è ovviamente buona, nel senso che vorrei essere una modifica. Però purtroppo, quindi diceva Rossi, diceva non so chi, 40 anni fa c'era una persona che quando guardava la bicicletta si faceva pagare, poco si faceva pagare, nel caso in cui la bicicletta non c'era più, qualcun altro pagava la bicicletta. Il problema di oggi non è che portano due bicicletta, quello di oggi è che portano un pezzo di bicicletta, perché ha detto il mio collaboratore gli ha portato via la sella, davanti alla cisla, e meno male che è salito di qua, avrebbe avuto un grosso problema. Speculare. Questo è il problema, in realtà, alla fai parte, perché lo dirò.
sospetto di rimanere fuori, di rimanere sulle nostre guardie, di me non si può fare una resta la porta. Resta la porta. Permesso che in Roma siamo attenti a fare cose che non ci sia una responsabilità da parte dell'amministrazione nazionale che si provoca a pagare un più di soldi per tanto. Per quanto riguarda invece l'affitto delle biciclette, anche qui sarà opportuno chiedere ai comuni come funziona e qual è il risultato. Io quando ho letto sul giornale che a Parigi hanno trovato 5.000 biciclette a noleggio dentro la Senna, mi sono leggermente preoccupato, non c'era gente come fare questo. Se mi permesso di dire buona, però anche io sono la verifichiamo un attimo come i comuni dovevano già in mano. Qual è l'utilizzo per dei tutti? Secondo, qual è il danno che si arreca, che viene arrecato nella secondaria per oppure eccetera eccetera, perché prendiamo la decisione, tenendo presente che noi non siamo un problema, siamo una commissione di bilancio, per la fine il bilancio per cercare di ridurre il più possibile i costi, mentre noi tutte le volte che abbiamo proposto, non ci mettiamo il primo, ci sono delle proposte che non sono mai costo zero, ma sono per un costo per la possibilità, quindi quantomeno possiamo dire che non ci sia questo comune una responsabilità per cui deve pagare e pensare. Io non penso che ci siano dei fuori che vengono da parte della costruzione con la responsabilità, con la giurisprudenza di oggi che dice che uno paga, la mette lì che c'è scritto, non risponde, non riporta, non importa, mi portano via un altro una ruota di scorta, io faccio la causa e il tribunale mi dice che quello lì mi deve rimborsare che sia pagato un euro per 4 ore, come succede. Questa è molto difficile a questo, perché la giustizia in materia è precisa e le condanne da parte dei costeggiatori, che anche i costeggiatori possono essere determinate, sono mai ordine del giorno. Prego, sì. Allora, per quanto riguarda la menzione, il primo punto è condivisibilissimo, anzi annuncio già che lo voterò e se c'è un'opportunità di personalmente libera ancora meglio. Il secondo punto, allora, quello del bike sharing, io ho sempre avuto, ma parlo a titolo personale, perché poi i finanziamenti statali li abbiamo avuti tramite l'onorevole Frassinetti, tramite, insomma, e quindi dovrei essere d'accordo, però io sono sempre stato abbastanza scettico. L'esempio di Varese in tal senso è disastroso. Vabbè, Varese magari ha una conformazione urbana un po' differente dalla nostra, però mentre Milano, ma ripeto Milano, no? Il riscontro è fantastico, su una città come Varese il riscontro è pessimo. Io francamente dubito che questo tipo di servizio possa decollare in una città dalle dimensioni di Tarsizio. Quindi nessuno è riuscito a far cambiare idea fino adesso e rimango con le mie perplessità in tasca. Beh, si può votare per parti separate, non è che... Sì, sì. Io ritengo anche la seconda parte, che tra l'altro la precedente amministrazione ha iniziato. Sì, ma io non voterò contro, non voterò contro la seconda, il secondo punto. Ripeto, ribadisco il mio scetticismo sul fatto che possa prendere piede. È sempre un discorso emblematico anche questo, no? Cambiare di cultura, no? Però vedo, magari secondo me se tante periferie avessero la possibilità in piazza di prendere la bicicletta per andare in centro, magari siamo qui un po' scettici, possa funzionare. Scina, no? Che è sempre l'articolo 66 appunto della legge dice che del testo unico dei trasporti dice che diciamo, le modalità che suggerisce sono quelle di stipulare convenzioni in concerto con le aziende che gestiscono le stazioni ferroviarie, quindi questo è diciamo, il consiglio che dà questo articolo. E poi c'è il 67 che dice che la regione concede ai comuni contributi con la proprietà nella misura massima del 70%
delle spese ammissibili per la realizzazione dei depositi e partire ciclette e motociclini. E per l'acquisto di ciclette per il motociclo. Sì, c'è possibilità. Quello che ho l'altra volta, questa cosa vuol dire che tu presenti un progetto. Beh, sì, uno vero, cioè, e poi eventualmente se passa la regione ti dà un finanziamento e eventualmente vedere quanto ti dà, perché non è proprio di darsi tanto un centro di finanziamento. Certo, abbiamo imparato fino a già da fino a abbiamo imparato fino alle spese. Fino a sicuramente ad arriva a 30 e non ricordo che questo poi era quello delle telecamere. Vista invece del bike sharing, devo dire che abbiamo avuto in carico l'assessore di Copone, di delegazione di giunta in tutto il corrente anno. Siamo ormai arrivati a un punto perché è molto complessa, in quanto noi, dopo aver spedito una gara di evidenza pubblica, abbiamo comunque affidato alla società comunicare, che adesso si chiama BC Città, quindi sociale, l'affidamento dell'intervento. Abbiamo fatto anche, siamo andati anche a vedere a Torino come funziona per riuscire a capire anche. Praticamente come viene organizzato il sistema. Noi abbiamo 7 postazioni che sono state individuate e proporremo la giunta con ubicazione e dal punto di vista tecnico abbiamo cercato di trovare appunto l'interscambio tra le due ferrovie che sono esistenti sul territorio, qualche punto di ricettizia come potrebbe essere l'area del canale se non la zona della piscina che può essere servita per l'uso della bicicletta e le postazioni che sono in tutti i nodi di accesso alla zona centrale. Perché l'idea sarebbe quella che qualcuno se viene dalla stazione vuole poi arrivare a seguire tra le alcune manifestazioni che vengono organizzate dalla città possa avere un sistema anche nuovo di movimento. È ovvio che sono 7 postazioni per una 50 di bici, sono 50 biciclette che abbiamo già acquistato e avranno 65 posteggi, quindi vuol dire che i posteggi sono superiori al numero delle biciclette, perché l'utilizzatore deve già intercorrere poi abbandonare. Con una verifica sul numero delle biciclette che vengono poi lasciate, perché la bicicletta viene presa ovviamente della amministrazione. Questo dà intanto il problema di utilizzazione, quindi stiamo studiando l'utilizzo della CRS, perché vediamo la disponibilità, il costo di un'assicurazione, una piccola micropolizza che possa comunque garantire anche per noi in caso di diffuso del veicolo, quindi sostituzione della bicicletta o anche in caso qualcuno lo utilizzi. Una responsabilità civile perché purtroppo è mezzo quindi la sua strada e quindi occorre la responsabilità. Quindi sembra semplice, però comunque molto complesso, ovviamente nell'aspetto organizzativo. E ovviamente anche il periodo, perché adesso siamo abbastanza pronti di partire, eravamo pronti a partire anche quest'anno, ovviamente per poter anche fare la sua raccolta anche di qualche esperienza non propriamente brillante che è stata fatta. La stessa dieta ci ha consigliato nel periodo. Forse è il periodo migliore, tanto noi avremo anche la coincidenza della partenza del giro d'Italia, esatto. Del 20 maggio. Cioè, è ovvio che questo sistema alternativo all'uso dei veicoli, quindi dal punto di vista dell'inquinamento, del traffico, è molto importante, deve essere seguito anche con una campagna di informazione, di appetibilità nei confronti dell'utenza e quindi stiamo cercando di razionalizzarlo, renderlo appetibile anche in termini di tariffazione, quindi di
uscire che possa effettivamente essere un sistema alternativo alla mobilità. Posso chiedere, scusi, dove sarebbero ubicate le 7 stazioni? Mi spiace molto che non siano in periferia. No, solo questo, una domanda. Abbiamo fatto delle proposte, sì, a parte le due stazioni, la proposta di Italia Rosselli, ora noi proveremo quella giunta. Sì, ma qua è un po' la situazione differente o c'è stata una decisione? Qual è la necessità di un professore di città? Perché a me veniva subito in mente appunto che bisogna criteri che i quartieri periferici della città, Sitalo, Sitalo, la Cina, allora stiamo cercando di utilizzare più piani anche il video controllo, una compostazione. Poi una delle impostazioni che era stata individuata di istruttoria, che grazie a tutto deve ovviamente non può essere utilizzata per certo, non sono ancora smantellare, comunque ovviamente non abbiamo ancora la piazza sistemata, abbiamo pensato di mettere all'inizio di una azienda. Sono delle proposte che con l'assessore stiamo portando. L'idea di fondo è che l'indicazione che viene data è ovviamente la comunicazione delle investizioni, i punti ricettivi che ci sono, ci sarà la Cina, sia la Nord che la Cina, per il mercato di Cina e poi gli accessi a Piazza San Marco. E la zona del Mosellino, quindi per dare un'accessibilità, comunque il Rino poi perché si trova la zona più limitata che il fondo si può andare in bicicletta. Quindi potrebbe essere una possibilità anche di essere una scelta attraversa. Attenzione, pensarci che trova l'idea che uno ha che non preferire piuttosto di buttare, se non si tutta la Sant'Anna ci sta su quello. Sant'Anna è più difficile arrivare in Sant'Anna. Però è la stazione. La scena per costo, quindi. Però Sant'Anna è il costo, noi andremo nella parte di Sant'Anna, la stazione è il costo. Anche così, in contesa del mercato abbiamo quello che poi quando andrà a regime avrà di e soprattutto si potrà implementare perché si può creare come un corso, poi li possono essere tanto e questo diventerà poi in base anche alle richieste dell'utenza. Faccio un esempio che non c'è una così bella che non dava ai quartieri, mi sembra. Guarda, ti faccio un esempio, mi piace il cuore. Guarda, ti faccio un esempio per andare dietro a quello che diceva il comandante, il discorso delle casette dell'acqua, no? L'ho già detto, che è partita come così una cosa e poi in realtà si sta diffondendo veramente a macchia di leopardo e se vai in piscina io vado sempre a che c'è la coda, cioè, quindi sarebbe da quindi sono sette previste. Quindi ovviamente la richiesta poi della cittadinanza spinge a implementare il servizio, no? Praticamente il segretario comunale che per quanto riguarda i movimenti della giunta
consigliere anche per la presidenza della giunta. Quindi è una volta che se la sono cercata, per cui questa parte qui la stracerò e la presenterò magari come una mozione affinché si possa fare come una mozione affinché la giunta prenda atto se nel caso di adeguare i suoi monumenti a questa riduzione, perché non possiamo in consiglio decidere. Posso dire solo una cosa? E l'altra parte del 10%, finendo, ho visto che già la finanziaria comunque erano presente e prevedeva. Già stato fatto a partire da. Esatto, facciamo un altro 10%, quindi facciamo il 20%. Ma cosa dobbiamo dare? Posso dire il biglietto di crash? Parleremo più o meno a questo punto con il 10% dell'anno scorso, il 10% di quest'anno, forse 50.000 euro. Io parlo per i consiglieri. Vabbè, se tagliamo anche i consiglieri. Stiamo parlando dei consiglieri. No. Vorrei parlare dei consiglieri. No, non è che non c'è questa. Un segno. Io vorrei parlare dei consiglieri che secondo me, per il lavoro che fanno, e se lo fanno quasi tutti bene, è proprio un indennizzo minimo, perché per quanto riguardo me, io forse spendo più soldi del gettone senza problemi, ma lo faccio col cuore, è una cosa minima. Secondo me il gettone è più per far magari far venire la persona, perché magari senza gettone rischiamo di perdere quei due. Da parte mia, no, ma da parte mia no. Io ho sentito tantissima gente che dice: ma vi tagliate voi 5 o 6 euro che non servono niente alla cittadinanza, il 50 euro, 70 euro è proprio una cosa minima, perché se si lavora bene è veramente poco. Piuttosto del 5%, 10%, io sono per il prossimo consiglio comunale, comunque sempre io rispetto alle decisioni di tutti, il gettone, darlo a quello che è successo a Genova, darlo in beneficenza a Genova, così io sono forse un pochettino più contento che dire tolgo il 5% e le do chi. Allora se io posso scegliere chi darlo, lo do alla polizia municipale, che secondo me prendono poco, oppure agli addetti in comunale, che secondo me prendono poco. Questo è la chiave. Certo, per esempio, io so che un consigliere comunale, lo posso fare nome, comunque mi dice: Max, a me il mio piccolo gettone per prendere il consiglio comunale mi sarà riscritto di 50 euro, 70 più tasse sono 50 euro, 70 più tasse sono 50 euro, poi mi sembra che devi dare al partito, sono devi fare il partito che poi è sempre è sempre doppio di altri comuni, forse ti è venuto in mente, perché forse queste cifre che sono venute in mente, perché ti è arrivata lì, siccome tu fai tutte le commissioni, tutti i consigli, tutto, ti è arrivata una cifra, sembrare un assessore, ti sei spaventato, hai detto no, io non voglio ridurre, che sia messo in modo quindi non so, no, facendo tutte le commissioni, facendo le turne, qui arriveranno una cifra un po' più alta. Miro comunque la tua domanda, quindi vorrei dire, aspettiamo, perché sennò noi facciamo due, l'importante è lavorare bene per il comune di Busto Arsizio, cioè la sede di grazie lavorare bene. Io non voglio criticare nessuno, ma quando si può poco ti faccio avanti perché sono vecchio, ma quando si convocano delle commissioni, perché si è sentito dire, ragazzi, risparmiamo? Abbiamo deciso di farne 8 invece di 6, siamo allo stesso discorso. L'importante è come questa, puoi farne anche 19, ma se le commissioni comunque non c'entra niente di niente, l'importante è che poi non si riuscirà a prendere forse spieghiamo segnale. Parte del programma di movimento proprio non avevamo, anzi ci avevamo dubbiato perché già l'anno scorso l'ha fatto, dove il 10% il governo. Noi abbiamo il programma, quindi ci mettiamo l'altro. Se qualcuno vuole fare un emendamento e fare il 50%, ma io non basta. Prego, sono completamente.
Io farei un emendamento, questo vado dietro a quello che ha dichiarato il PD, farei il 100% perché così almeno togliamo no, veramente togliamo qualsiasi velo, no? Perché cioè, io veramente, come diceva la roba prima, allora oggi noi prendiamo un 70 euro, sono lordi, no, quindi devi arrivare al netto, fanno cumulo con le tasse, chi fa parte di un partito deve dare prontamente al proprio partito, e poi io ci aggiungo anche qui volontario, però io la faccio sempre, anche l'assicurazione. Cioè, allora, cioè veramente, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ma di cosa stiamo parlando? No, no, non è il gesto, ma il gesto io lo farei in un altro modo. Però stiamo parlando di qualcosa che è stato già messo nella finanziaria l'anno scorso. Che è fatto a livello nazionale e viene. Prego, sì, ma tu raddoppi la finanziaria, raddoppi la finanziaria. Io non sono d'accordo al 100%. Si parla sempre che tu fai tu prendi circa 400-500 e ci sono consiglieri che mi sembrano solo 40. Diciamo le cose quest'anno, perché ha ragione, probabilmente ci sono delle diversità in Italia, ma a Busto Arsizio, io tra l'altro consigliere Bertolotti, che sono molto preciso, ma la legge, noi abbiamo sempre rispettato i parametri di legge rispetto al numero degli abitanti, quindi non è mai stato fatto qualcosa di discrezionale o fuori dalla misura. Ora, quando sono stati fatti, quando sono arrivati io non potevo tagliare, devo portare Marco, ho fatto un po' sfida, ma perché ha tolto l'Italia, ha tolto subito il governo Prodi immediatamente. C'era appunto il lato del perché e la cosa poi è arrivata questo taglio. Allora, se da un il problema è riguarda dov'è che io noto l'elemento che un po' mi fa arrabbiare, perché riguarda i costi della politica, ok? Allora, proprio il fatto che i governi, così evitiamo qualsiasi possibilità di polemica politica, che i governi quando si tratta di tagliare i costi della politica, che sappiamo bene dove stanno, che stanno nei punti alti e che quando devono intervenire fanno comunella e non intervengono mai, però poi riescono a far applicare sul livello locale i loro tagli, chiaramente perché noi siamo obbligati a prendere, come dire, a prendere atto di quello che ci vogliono e a dargli indietro, già io rispetto a quello che Sabri ci dice, ma c'è già la finanziaria che l'ha fatto male, perché invece di tagliare dovevo un costo della politica, l'ha andato a tagliare, e dico di più, lo è andato a tagliare qua, penso che Max magari ce l'ha fatto con me, su comuni come il nostro, e non va a vedere cosa succede in altri comuni. Io ho visto da Roma in giù componenti da Roma in su. Questo da Roma in su, quindi siamo tutti uguali, ma componenti di consigli circoscrizionali e presidenti di consigli circoscrizionali, che manco il sindaco prende quello che prende il presidente di consigli circoscrizionali. Allora, se non abbiamo anche l'orgoglio di essere persone per bene, io ritengo che e se non possiamo e non vediamo i costi della politica dove ci sono, ma anche noi probabilmente possono esserci sprechi, possono esserci modi di detto questo io seriamente sostengo della prosta, scusate, magari arriverà anche il momento che un po' toglie via il 10-15% per carità di Dio, ma nel caso lì proprio cioè, te lo tira via, ti prendi atto una volta, cioè. Ma l'idea che io devo quello di dare al partito, ma lo puoi dare anche, come dire, io oggi è arrivato quello del carcere, io compro tutti gli anni perché ne ho proprio, compro dalla pasticceria, adesso ci sono da 30 euro, cioè voglio dire, ma non è quello, l'idea che io debba venire e per prendermi 5 di veramente, cortesemente dico, c'è il progetto affitti del lascio il 100% del gettone, lo lascio, c'è un progetto affitti del comune, lo metto di quello, ma questo ma non è stato giocare a... il costo della politica non è il nostro, non è il gettone, il costo della politica è quello altro che hanno macchine di però se dobbiamo fare un gesto simbolico, quello che volevo dire,
facciamolo, facciamolo che abbiamo chiaro il significato, perché se devo lasciare lì mille numeri da dare a più di servizi sociali, loro non ci fanno niente, ma poi comprano probabilmente tenendo il cappello alla chinetta. Vogliamo fare un gesto che sia quantomeno top, io ho aggiunto di prevalenza, tanto faccio volontariato politico, non lo chiedo, e io in questo però non lo chiedo a chi passa la giornata, cioè non lo chiedo all'assessore Mira Bonomi che sta qui dalla mattina alla sera, perché probabilmente, e lo dico onestamente, l'assessore Mira Bonomi, l'assessore Fandiani, scusami, c'è anche lui, probabilmente se andiamo a vedere non percepiscono quello che dovrebbero percepire per una persona che lavora tutto il giorno. Perché poi bisogna, io non ho paura delle niente, se la persona lavora bene, coerentemente, è anche giusto che debba essere retribuito, perché altrimenti questo è il punto nodale che io penso deve essere. La politica la fanno solo i ricchi. Non ci sarà mai un impiegato, un operaio che può fare politica. Ma infatti, non è il 10%, stiamo passando. L'anno scorso ha fatto 10, il silenzio si è fatto. Non silenzio si fa, non siamo fatti in silenzio, siamo obbligati a prendere a... Se domani il governo di cui dici 50 ma non è quello, cioè, questo dicevo, se si lavora bene, se si lavora bene. Sì, ci si apre il dibattito, cioè anche quello che ci si apre il dibattito. Ma no, se non è perché adesso tu... Ma posso proporre, no? Certo. 10%, mettiamo una cosa abbastanza equa anche... Un segno, consigliere Piccolo. Adesso che consiglio politico, adesso presumo che il segno di dire che rinunciamo a 5 euro per seduta e quindi a 200 euro all'anno i cittadini ci prendono tutti per credito, fatta questa premessa. Ma oltre a quello che abbiamo detto, questo troppo finito 10 anni di quella volta, perché da me tutte le settimane, almeno due volte alla settimana, perché ci hanno dato qualcuno. Dicendo, premesso che ho votata, io dicevo, premesso che non ero candidato, no? Quindi, questi sono i miei primi sei mesi brutti della mia vita. Adesso arriva di nuovo il 20%, di cui c'è premesso che l'ho votata, è una brava persona, non sa le difficoltà economiche, io comune, però ho bisogno di separarmi da mia moglie, non ci sono per fare separazione. Questi sono tutti questi. Che attaccare a questo socio, eccetera, che nessuno si rende conto. A questo punto, sinceramente, che la carità non la chiedo a nessuno. No, io, nessuno. Per i 500 all'anno che prendo, come anche perché non faccio come sempre, che ne fa 8, 10, 12. Non ha ancora preso una via. Beh, ma prego. Sì, prima arriva 600-700. Ma non per altro la sua vita, è già tutto un capo. No, non mi riesco a fare. Subito. Non hai chiaia, non hai bisogno di vedere. Però, piuttosto che ridurre, per detto particolare che quando tu hai fatto il detto con la situazione di Genova, ci sono stati in passato per questo genere, premesso che non è andato niente nessuno, no? Ma il problema è che figura che te li versano, ah sì, e poi devi pagare. Certo. A questo punto io devo divertirmi a fare l'amministratore comunale, rischiare sulla base del patto di stabilità l'ultima norma di rispondere con la mia casa personale perché l'assessore ha fatto una cosa sbagliata e di qui no, sto dicendo no? E di qui discende il fatto che io non potrei mai a favore di un qualcosa che coinvolge la mia responsabilità personale, no? Perché o l'ho fatta io o l'ho fatto. Premesso che l'assicurazione che noi abbiamo fatto, mi auguro che non sia con i loro, perché se con i loro non si sta pagando nessuno. Non sono mai quanti, è stato pubblicato 7 anni da Manzoni, non è 7 anni da Manzoni.
superiore a tutto quello degli altri. Ma non è no, sì, no. Comunque, signori, dichiaro chiusa la commissione. Buona, vedi,